Ciao a tutti, sono Giorgio Patrizi di Binaria Facile Masterclass. Sono un trader indipendente nel settore delle opzioni binarie e investo ogni giorno in questo settore sulle valute del Forex. Seguo più di 200 persone ogni giorno, ho diversi studenti che mi seguono sul mio canale e gruppi YouTube, nonché su Telegram. Ed oggi vorrei farvi capire che cosa significa nel trading la cosiddetta fase laterale. Molti me lo chiedono, alcuni non riescono mai a individuare una fase laterale e ora vorrei spiegarvelo facendovi vedere alcuni video. Allora, fase laterale che cosa significa? Significa quando il prezzo a un certo punto della sua, diciamo, crescita o decrescita decide di fermarsi in una determinata zona e quindi non riesce più a rompere al rialzo, rompere al ribasso e quindi si ferma in un determinato punto. Allora, prendiamo ad esempio questa coppia USD CAD. Allora, come vedete in questo diciamo grafico, qui abbiamo un prezzo che partendo da qui sotto sale, 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 a un certo punto sale ancora fino a quando arriva qui giù su un cima e si ferma, ok? Non riesce più a salire, no? A rompere questi massimi, continua sempre a scendere, salire, scendere, salire, scendere. Questa è la cosiddetta fase laterale. Come possiamo individuarla? Attraverso l'utilizzo dei cosiddetti livelli, i livelli fondamentali per poter capire il movimento del prezzo. Allora, vi faccio vedere subito. Allora, piazzando questi due livelli in questi punti qui, vi riesce molto facile capire che cos'è una fase laterale. Allora, guardate. Come vedete qui il prezzo si è fermato in questa zona qui, in questo canale, ok? Il prezzo non sale più perché si è fermato qui, ha rimbalzato in questo punto, dopodiché è risceso e rimbalzato di nuovo in questo punto, quindi non ha rotto questo massimo, è risceso di nuovo rimbalzando qui giù, è risalito, ha di nuovo rimbalzato sullo stesso punto, quindi non ha rotto questo massimo, è di nuovo sceso. È risalito e guardate, ha di nuovo, diciamo, si è di nuovo fermato in questo punto dove si era fermato precedentemente. Questo ha un significato ben preciso perché il prezzo ha sempre una sua memoria, come vedete, no? Ritorna allo stesso punto e poi si ferma. Questo è fondamentale nel trading per farci capire il movimento del prezzo, cioè come prevedere cosa farà il prezzo, bisogna guardare quello che cosa ha fatto in passato. Come vedete, qui è molto semplice capire che cosa ha fatto il prezzo, si è fermato, diciamo, in questi punti qui, lo ha rifatto qui, ma come fare a capire quando lo rifà? Questo naturalmente bisogna individuare attraverso i cosiddetti livelli, in questo caso di resistenze molto forti, che ti fanno capire, diciamo, quando il prezzo potrebbe andare a rimbalzare. Allora, dicevo fase laterale perché il prezzo, come vedete, sale, scende e rimane qui dentro, vedete? Cioè non riesce a superare questa zona qui, ok? Qui il prezzo partendo da qui giù, faccio vedere anche qui zona fase laterale, come vedete il prezzo rimane qui, vedete qui dentro, a un certo punto il prezzo qui, questa altra grande fase laterale, il prezzo, no, sempre qui dentro, a un certo punto rompe questa zona qui, sale e rompe completamente, parte il rialzo, quindi il prezzo incomincia a salire, 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 arriva di nuovo qui, va di nuovo in una fase laterale che si viene individuata attraverso livelli, vedete, 1 e 2, vedete, guardate, il prezzo si ferma, sale, scende, non riesce a salire, a un certo punto rompe di nuovo e risale. Quindi il prezzo da qui sin qui è in una fase sempre crescente perché questi massimi vengono rotti in questo punto, questo massimi vengono rotti in questo punto, fino a quando poi invece, e questi massimi qui vengono rotti così, fino a quando non arriva qui su e il prezzo si ferma definitivamente, quindi non riesce più a rompere. È fase laterale, appunto, in una fase rialzista, quando il prezzo trova una zona di resistenza detta che non riesce più a rompere, quindi cosa fa? Va sempre a rimbalzare. Allora, chi è in grado di capire questo, cosa può fare? Può pensare di poter entrare
a mercato quando il prezzo, mentre sta risalendo in questa zona qui, va a rimbalzare in questa zona di resistenza, e noi, tenendo conto di quello che ha fatto nel passato, cioè qui, cosa facciamo qui? Entriamo in un investimento in put, cioè a ribasso. Di mezz'ora, un'ora, io nel settore delle opzioni binarie investo nel day trading, cioè nella giornata, quindi con time frame H1 ed M30, i livelli vengono tracciati in H1 ed M30, i livelli forti di resistenza e supporto vengono individuati invece sul livello daily, ok, o weekly. Quindi, come vedete, il prezzo qui cosa fa? Si ferma, no? Facendo un altro esempio, CAD GBY, allora cosa fa qui il prezzo? Vedete, se vogliamo guardare qui su, no? Il prezzo a un certo punto qui si è fermato, no? Però una volta a un certo punto incomincia a fa un ultimo rimbalzo qui, vedete, lo stoppino poi scende e poi incomincia a scendere, perché cosa fa? Mettiamo i livelli. Arriva in questa zona qui, il prezzo rimbalza, questa è una fase laterale, a un certo punto rompe l'ultimo minimo e quindi scende, dopodiché risale, di nuovo riscende e rompe cosa? Rompe quest'ultimo minimo. E rompe di nuovo, scende, continua a scendere, questo è un altro livello importante. Il prezzo si ferma qui, poi comunque rompe di nuovo, quindi diciamo c'è una fase del prezzo in cui scende, si vede chiaramente a video, perché se mettiamo per esempio un canale, vedete, è molto più semplice individuare quando il prezzo sta scendendo, vedete, okay. Qua si ferma, rompe di nuovo, a un certo punto cosa fa il prezzo, no? Arriva qui giù, rompe quest'ultimo minimo, rompe qui, arriva qui giù e si ferma, perché arriva qui, si ferma, poi risale, riscende, si ferma di nuovo e va in questa fase laterale. Laterale perché? Perché il prezzo non è più in trend, e cioè questo è un trend ribassista, ok? Se fosse il contrario, cioè se questo fosse andasse in su, sarebbe un trend rialzista e quindi il prezzo è in trend, ma questa invece è una fase laterale dove il prezzo ancora deve decidere che cosa fare. È molto semplice, posizionando i livelli qui, vedete, si riesce a capire che questa è una zona di fase laterale. Il prezzo ancora non sa che cosa vuole fare, è sceso a un certo punto, dopodiché si è fermato e ha cominciato a... Quindi noi dobbiamo capire, quando guardiamo un grafico, che cosa fa il prezzo. Cioè il prezzo fa tre cose: sale, scende, va in fase laterale. Per fortuna fa soltanto tre cose. Nel momento in cui noi capiamo il movimento del prezzo, cioè che cosa fa, e già siamo in una buona base di partenza. Poi chiaramente investire significa saper poi tracciare questi livelli qui ed entrare al mercato. Un altro esempio, GBP USD, vedete il prezzo qui, in questo punto qui va in fase laterale, guardate. Perché va in fase laterale? Perché il prezzo qui sale e a un certo punto si ferma in questa zona qui, arriva qui, non riesce più a salire e poi scende e rimane qui dentro. Quindi il prezzo adesso è qui, in questo momento sono le 22.25 del 21 settembre, non sappiamo che cosa farà, cosa potrà fare il prezzo. Potrà rompere questa zona qui e continuare poi a crescere, oppure in teoria potrebbe anche rompere questa zona di supporto e scendere, ok? Va bene, questo è tutto per questa pillola di trading in opzioni binarie sulle fasi laterali. Vi ricordo che cioè questo è il mio canale YouTube, dove ci sono tutti i video che ho pubblicato in questi ultimi anni, con anche investimenti. Questo è un mini corso gratuito sulle opzioni binarie, in cui vi spiego quali sono le tecniche che utilizzo e come si compone il mio corso. Per chi vuole entrare nel mio canale Telegram, dove pubblico giornalmente informazioni, può cliccare qui, entrare nel mio canale Telegram e poi può anche contattarmi. Mi può contattare a @ io sono un trader, per chiedermi informazioni sul mio videocorso di opzioni binarie. Io vi saluto e
buona serata.